Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è giovedì. Sì, non lo so, ho preso la connessione del tempo. Comunque, la cosa importante è che noi abbiamo affittato queste bici e stiamo percorrendo la pista ciclabile che collega Lienz a Dobbiaco, credo inizia. E noi in realtà stiamo facendo e faremo, se riusciamo, ginocchia permettendo, eccole qua, maledette. Perfetto. Sì, diciamo da San Candido a Silian. Esatto. In realtà, siccome cioè, affittare le biciclette, cioè in base a cosa prendi, che misura è, tutto quanto, paghi una certa quantità di soldi. E se vuoi fare, diciamo, il ritiro, cioè consegnare la bicicletta, aspettate che la giro così, infatti, parlo anch'io. Mi stai riprendendo a me, ma parli tu. Che meraviglia comunque. Guardate qua, che fiume. E, insomma. Allora così France fa parte anche di questo vlog, visto che il canale è suo. Se prendi la bici in un punto e c'è la possibilità. Nello stesso punto costa di meno. Costa, diciamo, solo affittarla. Esatto. Invece la consegna in un posto diverso e la paghi. Vabbè. Comunque. Cioè ci sono diverse cose, per cui io ho detto vabbè, se riusciamo a fare Silian San Candido, San Candido Silian e riconsegniamo la bici qua, è ottimo. Sì, altrimenti in Austria, per chi non lo sapesse. Altrimenti la lasciamo là e va bene. E poi torniamo col trenino, perché come vedete qua a fianco, oltre al fiume, c'è il treno. Quindi in realtà è fattibilissimo, è veramente bello. E quindi adesso siamo a Silian. Comunque sì, abbiamo ecco, appena preso le bici. Siamo venuti qua, abbiamo parcheggiato la macchina e adesso stiamo andando verso l'Italia di nuovo. E stiamo ritornando verso l'Italia, soprattutto perché comunque, a parte che è bellissimo fare questo pezzo in bicicletta, è molto panoramico, e poi comunque San Candido, da quello che abbiamo capito, è parecchio difficile per il parcheggio della macchina, quindi abbiamo unito, diciamo, due cose in uno. E vabbè, comunque troppe chiacchiere, dai, andiamo in bici, vi facciamo vedere. Andiamo, che è veramente bello, dai. Eccoci qua, abbiamo ufficialmente oltrepassato la linea di confine. Siamo di nuovo in Italia. Oddio. Ed eccoci qua. La situazione è questa, più o meno. Arrivati a San Candido, siamo entrati subito al supermercato a prendere due buste di minestrone surgelato per le ginocchia di Cesar. Vi volevo far vedere, guardate le uova! Fresche fresche. Le vendono così fresche fresche. Poi abbiamo preso anche questi e due latti al cioccolato, diversi, così vediamo quale è più buono. E andiamo a pagare e poi abbiamo anche dei panini nello zaino, quindi adesso è ora di pranzo, appena usciamo Cesar fa il ghiaccio e ci mangiamo i nostri panini, così facciamo anche il pranzo. Comunque San Candido è veramente carina. Noi ci siamo acchittati qua, ci sono questi tavolini dove ti puoi sedere, spero. Guardate che carino, Cesar con il minestrone sulle ginocchia. Questi sono i panini che ci siamo fatti in hotel stamattina. Che non si dovrebbe fare, però vabbè, dettagli. Un cornetto e un pane, sempre con prosciutto e formaggio. Poi abbiamo anche la banana, la mela. Poi abbiamo comprato questi, il latte al cacao come due bambini. E niente, adesso pranziamo qui con questa bella vista e poi passeggiamo un po' per San Candido. Poi dobbiamo tornare a riconsegnare le bici fino a Silian, amore. Ce la farai? Vi faccio fare un tour di San Candido. È davvero davvero carina. Mi trasferirei molto volentieri in questa casetta. Chiesa. Dei bei palazzi, veramente carina. Andiamo a esplorare anche di qua, vediamo che cosa c'è. Qui c'è un'altra piazza,
Noi con la bici siamo arrivati da lì dietro. Mi sto abituando comunque a questo paesaggio. Non voglio più tornare a Roma. Queste casettine sono troppo carine. Tutti questi fiorellini in mezzo alla strada. Davvero carinissimo. Qui c'è una fontanella. Chissà se si può bere, perché io ho la bottiglia dell'acqua vuota. Andiamo anche di qua. Cesare è ancora lì seduto che si fa il ghiaccio, quindi nel frattempo vi porto a fare un giro. Che meraviglia questo scorcio qui. Che carina questa panchina. Le scritte con la lana. Come va, amore? Ti sei riacchiappato con quelle? Un po'. Con quel minestrone? Quel minestrone. Un bel minestrone caldo. Un bel minestrone freddo. Allora, il minestrone caldo è quando c'hai tipo mal di gola. Il minestrone fresco quando c'hai mal di ginocchio. Bella San Candido, ti piace? Molto bella. Molto carina, vero? Sì. Molto caratteristica. Stiamo passeggiando su quest'altra stradina. Guardate che carino lì. Che carini questi, fatti con i sassi. Guardate questa costruzione, che meraviglia. I pretzel. Che carino qui. Villa Wackler, non so se si pronuncia così, ma che bella. Allora raga, un'altra chicchetta che vi possiamo dare è: noi adesso siamo di ritorno verso Silian, quindi adesso ormai siamo in Austria, abbiamo oltrepassato il confine. E praticamente non c'è nessuno. Mentre prima, quando noi andavamo verso San Candido, in quest'altra direzione era pieno, ma pieno, raga, non avete idea di cosa c'era. E forse in qualche ripresa si vede qualcosa, ma ho provato a fare delle riprese quando non c'era tutta la gente, perché poi si sentono a disagio le persone con le telecamere. Comunque, e adesso praticamente è tutta per noi, cioè non c'è quasi nessuno. Ed è bello. Adesso cioè sono più o meno... Cavolo! Ma sei matta? Ehi, suora! Sor Francesca! Ma che combina? Comunque, attenta, c'è un'altra persona. Praticamente, che dicevo? Niente, anzi, sono più o meno, adesso sono l'una, cioè le 13:30 più o meno. E contrariamente a quello che si può pensare, tipo, oh mio Dio che caldo, ci sta da paura, ragazzi, ci sta belli freschi. Io sono pure vestito di nero con la polo, quindi, cioè, e non sto soffrendo il caldo per niente. La cosa migliore, perché adesso c'è pochissima gente, vero? Sì, comunque, spettacolo, ragazzi, consigliato, consigliatissimo questo posto, certo. Adesso al ritorno verso Silian è quasi tutta discesa, quindi il ginocchio sta molto meglio, però il danno è fatto, cioè per cui il ginocchio ormai, cioè ormai è andato, cioè è veramente gonfio e mi fa tanto male anche adesso quando non faccio nessuno sforzo. Comunque ecco un ponte. E poi basta inseguire queste indicazioni con scritto Silian Lienz e ti riportano sulla strada praticamente. Bello. Eccoci qua a Silian, ragazzi, è molto bello. Il negozietto dove noi abbiamo preso le biciclette è proprio questo qui, si chiama così. È praticamente vicino al concessionario Fiat, per cui ecco, se la Panda aveva dei problemi, qui era perfetto. E il prezzo era di 15 euro a bicicletta tutto il giorno, per cui...
No, lui mi ha detto così, lui chiudeva alle 18, però mi ha detto se tu arrivi dopo e la puoi lasciare lì davanti, ci ha dato il lucchetto così la legavamo e la chiave la mettevamo nella casella postale, basta. Per cui... Parla sì, anche italiano. Parla anche italiano. Per cui secondo me il prezzo è anche buono e così riuscite a fare anche avanti e indietro, cioè andare di là e tornare di qua, insomma è carino. Guarda che cioè, un po' sono stanca, però... E io ho il ginocchio a pezzi, però sì, è fattibile. Per una persona normale, sì, per una persona normale è scialla. Comunque niente, adesso andiamo a recuperare la panda. Cioè, il paesaggio era bellissimo. Sì, è spettacolare. Valeva la pena fare un giro. Adesso proveremo a fermarci alla fabbrica Lohager. Sì, perché ce l'avete detto in tanti. Sì, quindi andiamo alla Lohager. Stiamo seguendo tutti i vostri consigli perché ci avete consigliato di andare a fare il giro in bicicletta. Siamo andati. Fabbrica di Lohager dobbiamo andare, quindi ora ci andiamo. Sì, e poi forse faremo una pazzia. Adesso la stiamo considerando. Vediamo. Forse impazziamo adesso. Primo acquisto di un supermercato austriaco. Questi cereali sono buonissimi. Questi li mangiavamo sempre in Messico e in Italia non ci sono, quindi prima cosina che va nel cestino. Guardate un po' dove abbiamo parcheggiato. Riservato per vanigliola. Oppure potevamo scegliere il riservato per cialdino, perché siamo venuti alla fabbrica Lohager! Non vedo l'ora di vedere tutti i wafer che ci sono. 3 minuti da Silia, sì, in macchina, è vero. Vicino. Quindi abbiamo seguito i vostri consigli. Sì, se arrivate con la pista ciclabile fino a Lienz, passate anche da qui. La vedete da lì, lì c'è la pista ciclabile. Che bello, entriamo. Qui fuori c'è il gelato e il caffè. Tipo il bar, diciamo. Sì. Entriamo qui, vediamo un po' Lohager che cosa c'è. Lohager, che bontà, madonna! Quanta roba! Questo è lamponi, scusa. Lamponi. Mi sa che sì, yogurt a lamponi l'ho visto anche a Roma. Stiamo vedendo se ci sono dei gusti particolari che non abbiamo proprio mai visto. E ne prendiamo qualcuno. Di origine. Rosa. Rosa delle Dolomiti. Come è fatto questo? È una forma di rosa. Bello. Sì, questi qui li avevamo comprati da Oddi Store. Sia anche questi, sia questi al matcha. Anche questi qua al non lo ricordo. Sì, sì. Però mamma mia, è pienissimo di wafer. Anche i blueberry li abbiamo assaggiati. Vediamo. Guarda, questo non l'ho mai visto, per esempio. Nero all'arancia, fondente all'arancia. Questo è nuovo. Anche questo mi sa che non l'ho mai visto. O questo al caffè così neanche. I quadratini questi anche all'espresso mi sa che a Roma non l'ho mai visti, eh. Forse anche questi così. Sì, tu li hai visti? Al limone no. Però certo, non mi ispira. Per esempio, questi li abbiamo visti, però non fa niente perché sì, no. Vabbè, questi li vendono a Roma, sono buonissimi, sì. Li abbiamo portati anche in Messico per farli conoscere alla famiglia di Cesar perché sono i miei preferiti. Questi saranno buoni. Questi non ho sono mai visti. Sono sempre quelli, ma sì, sì. Questi sembrano buoni. Che buoni, mamma mia. Poi guarda che carino, hanno pure tipo le tazze. Per fare un regalo cappuccino, guarda troppo carino cappuccino. E questo è finito questo? Sì, sarà buono quello. Ah, guarda, quelli alla rosa sono così. Mazza, sì, sono carini, c'è cioè, a forma di rosa, però sono dei cioccolatini semplici, sì. Molto belli però, devo dire. Guarda il caffè della Lohager. Addirittura. Ti ispira? Questo sarebbe bello. Ah no, è caffè macinato, pensavo fosse cacao. Se ci fosse il cacao. Vaniglia densa. Che cos'è? Una crema tipo. Questi qui
qui per esempio non l'ho mai visti. Gardena chocolate. Questo non l'ho mai visto però. Ma che certo, fondenti? Imbroglione. C'è un sorriso. Ecco i nostri acquisti. Abbiamo preso la crema spalmabile, ovviamente. Non potevamo non prenderla. E poi abbiamo preso questa stecca che mi pare di non averla mai vista. È una stecca al cioccolato fondente con dentro la crema e al cioccolato fondente sempre e il wafer. Ciao ciao fabbrica di Lovaker, sei stata molto carina. Assaggio in diretta della cioccolata, è buona? Oh, è proprio uguale alla foto. Col wafer dentro, che buona, veramente buonissima. Questa qui è Lienz. Carina anche questa, è un po' più grande, Sì. Cioè, la prima cittadina, diciamo. Come si chiamava quell'altra? Sillian. Un po' più grande di Sillian. Comunque, si vede già quasi un po' una cittadina. Siamo finiti proprio in mezzo al bosco. Guardate che meraviglia. Oddio, ci sono un sacco di curve. Dove sono le mucche? Qui. Ah, eccole. Comunque è una strada. Che bella. Bellissima, perfetta, con tante curve. Ma è così stretta che la panda, cioè a malapena ci entra la panda. E prima c'era una macchina, diciamo, in contromano rispetto a noi. Quindi mi sa che è doppio senso. Potrebbe essere doppio senso. Ma è veramente stretta per essere doppio senso. Sì, boh. Mi sembra strano, forse quello se la Amlach. Che belli questi paesini dell'Austria, eh? Uno più bello dell'altro. Sì, un po' sperduti. Guarda che meraviglia queste case. Guarda, questa è abbandonata, compriamola. Quante cose ho voluto comprare già in questo viaggio. Guarda il miele. Passiamo proprio dentro le case. Eh sì. Guarda che belle. Bellissime. C'è un bel profumo di cacca. Sì. Guarda quella chiesetta, che carina. E poi ci sono, oddio che puzza di cacca. Questi sono alberi di mele. Sembrano. Sì, sì. Queste sono prugne, sì, mi sa. Perché, che buono dudino! Il navigatore ci ha mandato qui in mezzo a queste aziende agricole qua. Immersi nella natura e nella cacca. Ecco la chiesetta. Allora, noi siamo arrivati in un paesino sperduto dell'Austria che si chiama... Vabbè, il paesino non è qui, siamo fuori, ma si chiama tipo Arnstein e ci sono delle cose della guerra. Quindi Cesar è molto contento. Ma sarà vero questo carro armato, amore? Secondo te è vero? Sì? Ti piace? Forse è rimasto qui dalla guerra, abbandonato così. Dici? Davvero? È vero? È vero, è vero. Non vedi che quanto è il corazzato? Guarda che roba! Oh. Un rumore. Questo sì, questo nuovo. Ammazza. Non avevo mai visto un carro armato vero dal vivo. Tu l'avevi visto? Sì? Beh, non mi interessavano. Però così a toccarlo è diverso come, cioè, a vederlo in un museo. A Berlino stava sulla strada. Beh, non me lo ricordo, mi ci devi riportare. Allora, noi abbiamo fatto la pazzia, ma è stato super inaspettato. Allora, in realtà, vi ricordate l'ultima clip del carro armato? Mm-hmm. L'hai fatta una clip? Certo, l'ho fatta. E il carro armato era praticamente qualche metro più là. E improvvisamente ci siamo ritrovati oltre il confine con la Slovenia. Esatto. Quindi questo è un nostro nuovo paese che non avevamo mai visitato. Quindi sì, è la nostra prima volta in Slovenia. Evviva! Un paese nuovo! E niente, sì. E abbiamo comprato la vignetta, questa qua. La vignetta. Così si chiama, vignetta. Sì. E comunque non era segnalato per niente, cioè...
È diventato così all'improvviso. Cioè, c'è lì la dogana. Lì, non ci hanno controllato niente. Boh, quindi, siamo rimasti questo... male. Cesar allora, voleva il timbro sul passaporto, vero? Sì, perché pensavo che magari c'era qualche controllo in dogana, cioè nella frontiera. Però uno dei vantaggi dell'Unione Europea è questo, libera circolazione, quindi tu puoi girare, infatti non abbiamo fatto nessun controllo né con l'Austria né qua, entri come a casa tua, diciamo che sarebbe casa tua, no? L'Unione Europea è questo. 15 euro per 7 giorni, invece in Austria non mi ricordo, per 10 giorni sempre... 9 euro era tipo, no? Qualcosa del genere. Quindi, e poi hanno preso gli euro, non so se in Slovenia c'è l'euro, boh. Ok, vabbè. Boh. Qui c'è subito un negozietto sloveno, quindi entriamo a vedere che cosa c'è. Cesar sta attaccando il bollino, come lo chiamo io, della Slovenia, e io in questo supermercatino ho trovato questa cosa che, cioè, veramente ho anche freddo, non mi va tanto un gelato adesso, ma cornetto sirena, cioè veramente non potevo non prenderlo e non assaggiarlo, quindi adesso andiamo in macchina e lo assaggiamo insieme. Eccoci qui, assaggiamo questo cornetto algida alla sirena. L'ho aperto ed il cono è rosa e già mi piace, e poi il gelato proprio è tipo giallo e rosa con tutte queste stelline, cioè sembra buonissimo. Assaggiamo, allora il rosa è super fragoloso. Dove siamo arrivati? A Sava! Dove c'è la potenza? In Puglia. In Puglia. Il giallo non lo so di che sa. Tipo crema. Vediamo una stellina. Una stellina è tipo un cerealino dolce. Poi ci sono anche delle palline bianche che sono tipo croccanti. Mazza che buono. Secondo me questo piacerà tantissimo a Cesar. Sì, perché a te piacciono i sapori questi qua, tipo super fragola. Ti piace, vero? La di fragola del Giappone. È vero, quella che ti piace. Buonissimo. Che strano, l'avete mai visto voi in Italia? Io non l'avevo mai visto. Devo mangiare tutto, il mio gelato, ti ricordo. Ufficialmente fatto la pazzia. Ecco la nostra casetta a Bled, Slovenia. Siamo a 10 minuti dal lago di Bled. Sì, e... siamo a Bled e c'è il lago. Sì. Aspetta che non che ti sei tutto buio. Quartiere c'è di casa residenziale, sì. Dove sono tutte abitazioni. E infatti questa è una stanza compresa anche casa, quella dove siamo noi in realtà. Sì. Penso che quel signore è il proprietario della casa e lui abita sotto. Allora, si chiama Bed & Breakfast, per cui è proprio una fitta camera. Sì, lui abita qui sotto e c'ha tutto l'orto, guardate.
C'hai i pomodori, le fragole, tutto. Vedi perché non la piscina? Quella casa non ha piscina. Andiamo a chiedere se possiamo affittare una camera Siamo lì. circondati dalle montagne e il quartiere è molto calmo, siamo in un Molto edificio rampante. carino. Parliamo piano. Abbiamo Comunque abbiamo il balconcino. prenotato tutto improvvisamente su Booking Sì, al dalla macchina, praticamente volo. il prezzo migliore è quello, con parcheggio. Carino, vedete che questo era il balcone, cioè della casa, lui l'ha diviso in due per farlo separato con l'altra stanza. Amore, ah, pensavo che mi avessi chiuso fuori per No. scherzo. E poi di qua c'è anche un bagnetto. In realtà la colazione non c'è, quindi non è un vero e proprio bed and breakfast. Però noi adesso andremo al supermercato. Perché guarda, la password del wifi è Binar B&B. BB. Cioè quindi Boh, ma dovremmo io nei darci commenti ho visto che. la colazione Io nei commenti ho visto effettivamente. che la colazione non c'era. Vabbè, Comunque, noi al ci mangiamo massimo, questo. sì, ci mangiamo questa, compriamo il pane e ce lo mangiamo qui su questo Cerchiamo di andare a balconcino. vedere il lago, dai, Andiamo, quando sarà andiamo. buio. Eccoci in macchina, guardate un po' che cosa c'è in fondo alla strada. Il lago di Il lago di Bled. Bled, che bello! Non potevamo arrivare in Spettacolo. orario migliore, comunque, amore, eh? Sì. Adesso è tutto brillante con il sole che sta scendendo. Guarda che Ecco la meraviglia. chiesetta, Ecco guarda. la chiesetta quella lì famosa. Non Con l'isola. so se si vede bene, è un po' scuro. Comunque adesso ci avviciniamo, ci fermiamo, facciamo le foto e tutto. Che bello. Siete pronti? Sbeckete bam! Qua possiamo addirittura fare il bagno, guarda. Che meraviglia. Ma guarda quanto è limpida l'acqua, L'acqua è amore. troppo limpida, guarda tu. Cioè, guardate qui. Io mi butterei. Torniamo col costume, Ma non è dai. neanche fredda, sai? Non è fredda? No. Adesso forse è il momento. Cioè, in Italia normalmente si dice che il momento più caldo per l'acqua è la sera, no? Dopo che ha preso tutto il calore Certo. dell'acqua durante il giorno. Però da Che qui, allora, meraviglia! dobbiamo andiamo più avanti così vediamo Sì, ora l'effetto della andiamo più luce, avanti. perché l'acqua prende un azzurrino strano. Ok, siamo un po' qui. Improvvisamente il ginocchio ha smesso di far male. Certo, Ora qui solo perché hai si vede un po', visto. non so se dalla telecamera si vede il Sì, colore un po' verde che prende. brillante. Andiamo più Ma di qui là. sentivo il rumore di Qui c'è tutti gli una animali. bella passeggiatina comunque, tutto intorno al lago che si può fare, eh. Allora, domani dovrebbe essere prevista pioggia. Noi speriamo di no, perché anche oggi era prevista pioggia e non ha piovuto. Quindi, intanto per sicurezza siamo venuti adesso, visto che non pioveva. Sento rumori, ma Sento questo è questo pesci. rumore, forse è un bell'uccello, sai? Poi, se comunque domani non piove, ovviamente torniamo. Siamo veramente a 10 minuti. Ora siamo venuti in macchina perché avevamo fretta, appunto, perché tra un po' diventerà buio. Però, se no, insomma, Che domani torniamo. spettacolo! Bellissimo. Ecco che cos'era il rumore. Un animale. Un cigno. Che bello. Che spettacolo. È tutta dorata l'acqua. Bellissima. Guarda, qui c'è tipo il verdino, vedi? Bella proprio. Noi stiamo facendo tutto il giro del lago che sta da quella parte, adesso in questo momento non si vede. Ci sono delle casette bellissime anche qui in Slovenia. Guardate che Bello. carine. A parte queste montagne tutte rosa adesso. L'orario giusto Che questo. bello, veramente veramente bello. Ma guarda la Torre della Luce col tettino, così. Normalmente l'ho vista che è quadrate. Carina, così sta bene con questo stile, no? Guarda che bello, guarda quel cielo lì dietro. Non so se rende dalla macchinetta, ma ci sono delle nuvole rosa bellissime. Proprio carino. Guardate che bello. Queste fermate dell'autobus così, bellissime. In mezzo a tutti i fiorellini poi. Guarda! Queste che sono? Pecore. Pecore. E quelle nere? Pecore nere. Che carine. Quanto
mangiano. Guarda lì sopra il castello, amore. Che bello. C'è anche la luna. Che meraviglia qui. Bellissimo. Siamo tornati nella nostra casetta. Questa è la casetta e quello è il nostro balcone. E adesso andiamo a piedi qui in centro a Bled. Qui in centro. Vabbè, sì, è veramente vicinissimo. È sì. Qua è una infatti è molto carino. Ho visto nei commenti che qui è carino perché è vicinissimo, però non c'è tutto il casino della strada principale. È quasi un po'... Sembra fuori, ma in realtà è vicino. Guarda che spettacolo, questo è, sembra una specie di... Baita. No, è l'albero. Ah, oddio, ma questo è l'acero, quello giapponese. Giapponese, esattamente. Wow, che bello. E qui hanno fatto tipo una sorta di stanzetta in più con questi prefabbricati. Ah, sì. Comunque io vorrei vivere tipo in un posto così. A me piace tanto veramente. Comunque quando viaggiamo andare a dormire in posti tipo... più meno turistici e più perché guardate i dettagli della gente locali. Che ci vive, insomma, non mi viene la parola locale ecco. Locali. Wow, guarda quella sedia lì dentro, che bella. Più veri, più è precisissima la siepe, vero? Al di là della siepe io parlo proprio del comune, il comune di Bled, che fa asfalto in certo sì. modo con una certa pendenza che sembra cose banali ma non lo sono. E poi a un certo punto guardate il pretino. Giro. Il pretino è perfetto, è tagliato e curato e in corrispondenza del tombino, che è a livello, cioè quindi non ti ammazzi se passi col motorino, c'è la rientranza, c'è. Vabbè, capito? È bellissimo. Purtroppo Roma ha cose belle ma anche cose brutte, amore. Guarda le mele! O sono pere? Sì, effettivamente adesso... Sono mele. Cioè, che a Roma spettacolo. Tu vuoi mangiare alle 3 di notte trovi qualcosa. Esatto, invece qui dopo no. Dopo le 18. Però vabbè, dai. Poi te le pianti tu, eh? Eh sì. Ma hai capito questa finestra così... Che meraviglia! Ragazzi, come fanno? Cioè, perfetto! Non lo so. Perfetto, Ci puoi mettere anche la livella sopra. Oh guarda, non c'è più il gattino. Prima su quella sdraio c'era un gattino che prendeva il sole. Il sole è andato via, quindi se n'è andato. E niente, abbiamo trovato la cena. Le pere degli alberi cadute a terra. Allora, sono buonissime. Questo viale è la stradina privata che porta a tutte queste abitazioni tra le quali c'è la nostra. Ed è fiancheggiata da tutti questi alberi da frutta. Cioè ci sono prugne, pesche. No, perché no. E poi abbiamo visto questi cosi, vero? Che l'abbiamo visti solamente una volta attraversato il confine dall'Austria alla Slovenia, quindi in Austria non c'erano. Fanno seccare la paglia. Io ho visto che ci appendevano la paglia per farla seccare. Molto particolare. Comunque questa era a terra, ovviamente. Sì, certo. Non l'ho strappata. E ovviamente l'ho pulita un po' così, vabbè. È buonissima, è dolcissima. Soprattutto... Ho controllato che non c'erano gli animali. Sì, infatti l'abbiamo tipo aperta con le mani. Ma non so se si vede nella macchinetta questo cielo, amore. È bellissimo. Guarda che bello. Mi sa che non rende in realtà. Mi sa che domani pioverà davvero. No, dai, speriamo di no. Noi stiamo continuando a passeggiare, diciamo, più nella parte del lago vicino all'albergo. Siamo andati a lasciare la macchina lì, quindi... questo è quello... vicino, diciamo, quello che c'è vicino. Davvero bello, ci sono un sacco di ristorantini qui. Carino proprio. Castello. Sì, il castello tutto illuminato, bellissimo. Ovviamente non rende, ma c'è anche tutta la passeggiatina qui sotto. Allora, si vede malissimo perché è completamente buio, ma ecco la nostra cena. Questa dovrebbe essere la torta quella famosa di qua. Sì. Adesso Cesar l'assaggerà. Allora, così a vista si vede che sopra c'è la sfoglia. Esatto. Qui c'è una specie panna. Di panna. E sotto c'è tipo la crema. Una crema in cotta, dura, sì. No, secondo me è cruda, ma forse con gelatina. Com'è? Non ti si vede proprio per niente. Allora. Assaggiala lei. Guarda, è impossibile quello. Perché la sfoglia è dura, vabbè. Cosa vorresti dire? Che metà è tua e metà è mia? Facendo quella riga? Come tutto quanto è tuo? Assaggia dai. Mm.
Com'è? Buona o no? È molto buona. Molto buona? E con questa vista del castello con la luce? È la tipologia di dolce che a me piace. Vero? Lo sapevo che ti sarebbe piaciuta. Buongiorno Gemmine, da questa vista. Guardate che carine tutte le casette che abbiamo qui vicino. Vi faccio vedere. C'è una pace qua. Praticamente proprio dietro questa casa si vede il lago e, con il castello e tutto quanto. Immagino proprio che dalle loro finestre loro la vedano, perché è una casa proprio grande. C'è anche la piscina lì, guardate. E noi invece non vediamo il lago, però insomma si sa che sta lì, è veramente vicinissimo. Vi faccio vedere qui tutto il giardino. Mi piace tanto vedere come vivono negli altri paesi. Guardate che carino quell'uccellino sopra quella porta blu. Oggi comunque il tempo non è bellissimo, però insomma noi adesso ci stavamo preparando. Io mi sono fatta i miei mezzi ricci che tra un'ora spariranno, con il metodo, quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, del coso, della cinta dell'asciugamano, dell'accappatoio. Anche non ho portato l'accappatoio, ma ho portato la cinta apposta per fare questa cosa. È anche molto utile, perché quando uno viaggia si porta solo la cinta dell'accappatoio e si può fare i ricci. Comunque, oggi appunto il tempo non è dei migliori, però noi adesso ci sistemiamo, andiamo a fare un altro girettino al lago e poi dopo si va verso un'altra tappa. Quindi chiudo qui questo vlog, grazie per averci tenuto compagnia anche in questa giornata, e noi ci vediamo nel prossimo video con un'altra destinazione. Ciao Gemmine!